Salve, altro test. L'anidride dell'acido solforico è SO2, SO3, SO3 2-, SO4 2-, oppure H2S. Bene, l'acido solforico, si sa come tutti gli ossiacidi, si ottiene per reazione di un'anidride più acqua. Allora qui già bisogna individuare l'anidride, possiamo subito eliminare qualcosa. SO3 2- non è un anidride ma è lo ione solfito. Lo stesso SO4 2- è lo ione solfato. E H2S è invece un idracido, acido solfitrico, quindi eliminato pure quello. Le anidridi sono o SO2 oppure SO3, perché un'anidride, ricorda, si ottiene da un non metallo più l'ossigeno. E allora, l'acido solforico, abbiamo due anidride, uno con un numero di ossidazione più piccolo, lo riscrivo qua, SO2, e facciamo più acqua, e vediamo cosa otteniamo, ed SO3 più acqua, otteniamo i due ossiacidi HSO e HSO, due di idrogeno, uno di zolfo e tre di ossigeno, H2SO3, 2, 1 e 4, H2SO4. E allora, naturalmente, qui lo zolfo presenta un numero di ossidazione più 4 e qui più 6. Naturalmente, il numero di ossidazione più basso prende il suffisso oso. Quindi questo è l'acido solforoso, che proviene dall'anidride solforosa. L'anidride solforica più acqua mi dà invece l'acido solforico H2SO4. Per rispondere allora al test, l'anidride che ci porta alla formazione dell'acido solforico è questa qui, SO3. La risposta esatta è quindi la B.